per celebrare meno indegnamente i divini misteri, riconosciamo i nostri errori. Confesso a Dio potente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio mi potente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Il lebroso colpito da piaga porterà vesti strappate e il capo scoperto, velato fino al labbro superiore, andrà gridando: impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male, e impuro se ne starà solo, abiterà fuori dall'accampamento. Parola di Dio. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa, è coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e in cui il spirito non è inganno. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Io ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto: confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dalla angoscia. Dalle lacrime del Signore risultate, o giusti, voi tutti retti di cuore, gridate di gioia. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dalla angoscia. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai giudei né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così, come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lo voglio, sii purificato.
E subito la lepra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per lui. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Carissimi, oggi è domenica, ma la Chiesa ci chiede di fare memoria delle apparizioni che la nostra Santissima Madre Maria ha fatto in quella terra benedetta che è Lourdes. Ed è opportuno ricordare queste apparizioni, a maggior ragione che questa è l'ultima domenica che ci separa dall'inizio della Santa Quaresima, che mercoledì inizierà con il digiuno quaresimale e l'imposizione delle ceneri. Allora, fresco anche degli esercizi spirituali nei quali proprio siamo stati invitati a riflettere su Maria, noi sacerdoti in maniera particolarissima, voglio però invitare anche ciascuno di voi a mettersi una domanda: chi è la Madonna? Perché può esserci un rischio che noi trasformiamo la Madonna in una statua, in un'immaginetta che diventa oggetto delle nostre devozioni, delle nostre Ave Marie. Quando ne abbiamo voglia e quando ce la sentiamo, diciamo che vogliamo bene alla Madonna perché oggi ti do un rosario. Se noi, è un rischio per i sacerdoti, è un rischio per i fedeli, se noi pensiamo Maria Santissima come oggetto della nostra devozione, siamo proprio fuori pista. Perché Maria Santissima è una persona viva e la Chiesa con le apparizioni ci dice anche una cosa che, attenzione, non è scontata, ovvero che Maria Santissima mi e ci può parlare. Anche questo, c'è oggi una nuova teologia, una nuova teoria ecclesiologica che tende a creare questo Dio onnicomprensivo, onnipresente, ma lontanissimo, un gnosticismo che ritorna. No, no, Dio è presente, Dio è vivo, Dio si è incarnato e Dio mi può parlare. Come può parlare la sua Santissima Madre? Allora, accettando questo, che non è scontato, possiamo anche cercare di riflettere su chi è la Madonna, chi è Maria. Ecco, Maria Santissima è colei che la provvidenza divina ha voluto rivelare come l'Immacolata Concezione, ha voluto creare come l'Immacolata Concezione e a Lourdes ha voluto rivelare questa sua identità. Questo dice l'abisso profondo che c'è tra noi e Maria. Quando qualche teologo, poverino, colpito da nuove teologie, dice: Maria è una di noi. Ma dove? Ma quando? Maria Santissima è l'Immacolata. Certo che Maria è stata preservata dal peccato e noi siamo stati guariti dal peccato, ma non è la stessa cosa. Per
farvi un esempio banale, ma che fa capire quanto le teorie di questi pseudoteologi sono infondate e cattive, vi faccio un esempio. Tutti gli esempi sono sempre esorbitanti, ma ci aiutano un po' a capire. È la stessa differenza che esiste tra uno che cade in un fosso, si sfascia, lo rialzano, il medico lo cura, lo mette in piedi e guarisce. Noi siamo questi, noi siamo coloro che sono caduti nel peccato, ma il Signore con la sua grazia ci ha guarito e siamo perfetti. Maria nel fosso non c'è nemmeno caduta, la sua perfezione è totale. Noi potremmo anche essere perfetti, ma dopo quella ferita, e chi è caduto nelle ferite sa cosa significa, anche solo il ricordo di una ferita fa male. Maria Santissima è questo, ecco perché lei è l'Immacolata, ecco perché lei è la nostra madre e la nostra regina, e non è opportuno usare altri titoli familiari, perché lei è la regina, lei è la madre. Allora, dove tutto quanto questo nasce? Ecco, durante il canto di comunione canteremo il canto di Eccomi. Eccomi che non è il nostro Eccomi, è l'Eccomi di Gesù. Noi lo diciamo perché ci mettiamo nell'Eccomi di Gesù, noi diciamo Eccomi al Signore. Ma quel Eccomi è il salmo che Gesù prega, dove dice al Padre: vabbè, per questi disgraziati ci vado io a sistemare la situazione. Eccomi, Signore, io vengo. Salvare la situazione voleva dire morire in croce. Ecce venio nel Salmo. Ma se stiamo attenti alla Sacra Scrittura c'è un altro passo che fa eco a questo ecce venio di Gesù che ancora nel seno del Padre e si incarna. Ecce ancilla Domini. Ecco la serva del Signore. L'eco di Gesù diventa l'eco di Maria. Sono a gara insieme Dio e Maria per esserci, per salvarci. Ma questo eco diventa poi un eco di un'altra parola che caratterizza la vita di Maria. Quando l'angelo appare a Maria Santissima, che le annuncia che sarebbe dovuta diventare la madre di Dio, Maria Santissima pronuncia il suo fiat. Sia così, va bene. Ma anche questo fiat riecheggerà in una parola di Gesù. Quando nell'orto del Getsemani Gesù dice fiat voluntas tua, sia fatta la volontà del Padre. Allora questi piccoli momenti che voglio suggerire a ciascuno di voi sono per cercare di comprendere meglio cosa significa dire Ave Maria, cosa significa pensare a Maria, cosa significa dare un bacio a un'immagine o una statua della Madonna che abbiamo in casa. Non facciamolo con leggerezza, perché lì c'è colei che ci ha salvato. Con la leggerezza di un figlio che è piena di amore, sì, va bene, ma non con distrazione. Perché Maria Santissima è tutto quanto questo, è 10.000 miliardi di volte di più di quello che io posso dire, però ce n'è già da riflettere su quello che vi ho detto. Maria Santissima appare al mondo e sembra quasi, a seguire le nuove mode ecclesiali che stiamo vivendo, che la Madonna sarebbe potuta apparire per dire: ah, figli miei, vi voglio tanto bene, siete bravissimi, figli come voi non ne ho altri, siete spettacolari. La Madonna effettivamente questo al mondo lo dice. Madonna appare al Lourdes, ecco perché il messaggio quaresimale, e dice:
fate penitenza. Penitenza, penitenza, cioè casomai qualcuno si perda la prima volta, lo pronuncia per tre volte. Fate penitenza. E perché dobbiamo fare penitenza? Perché non siamo come Gesù ci vuole. E la Chiesa oggi, se vuole essere fedele a quello che Gesù le ha chiesto, deve invitare gli uomini, le donne e i bambini a fare penitenza. Perché se una Chiesa inizia a dirci che quasi quasi siamo bravi e belli come siamo, l'importante è che ci vogliamo bene, li accogliamo, ci accogliamo, non è il Vangelo di Gesù. Maria Santissima a Lourdes ci chiede questo. E qual è l'arma che la Madonna ci dà proprio a Lourdes? È quell'arma del Rosario. Ce la dà Lourdes, ce la dà Fatima. Personalmente credo fermamente che ribadisca tutti quanti questi concetti anche a Giuri, ed è l'arma del Rosario. L'arma del Rosario che va detta. Ma è difficile, ma mi stanca, va detta. Per il semplice fatto che Maria Santissima, che è colei che insieme a Gesù ci ha salvato fin sul Calvario, è stata fin sotto la croce, ce lo ha chiesto. Quindi fidiamoci di lei. Una bella immagine che ho ricevuto poco tempo fa è questa. Noi preghiamo il rosario perché abbiamo poca fede, abbiamo poco amore, capita tutto noi in generale. Allora questo santo sacerdote mi ha detto, ecco, si immagini che ogni grano del rosario, ogni Ave Maria che si fa a dire è una goccia d'olio che si mette nella lampada della fede. Quindi più Ave Maria diremo, più la fede arriverà, più Ave Maria diremo, più la speranza arriverà, più Ave Maria diremo, più la carità arriverà nella nostra anima, nella nostra famiglia, nella nostra borgata, nel nostro paese. Preghiamo la Madonna che ci parli, ci ama e ci chiede di togliere dalla nostra vita quello che non piace a Gesù, perché quello che non piace a Gesù è la nostra tristezza, quello che piace a Gesù è la nostra gioia. Sia lodato Gesù Cristo. Salvezza
e generi a vita nuova quelli che Dio ha chiamato. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la pace e la giustizia nella comunità umana, perché siano abbattuti i progetti dei superbi, innalzati gli umili e colmati di beni gli affamati. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi più presenti, perché crediamo senza riserve all'adempimento della parola di Dio e progrediamo nel cammino della fede. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutte le anime dei fedeli defunti, in maniera particolarissima per la nostra cara Angela e Raffaele, perché il Signore li accolga tra le braccia della sua infinita misericordia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio onnipotente, che hai fatto grandi cose in colei che tutte le generazioni chiamano beata, per sua intercessione rinnova i prodigi del tuo Spirito, perché possiamo benedire in eterno il tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pagina 120.
pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, nella memoria della Beata sempre Vergine Maria, e per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico figlio, sempre intatta nella sua gloria virginale, ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nella eternità adorano la gloria del tuo corpo. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nel tuo nome. Santo, 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 il Signore. Santifica, oh Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione,
e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per te. Allo stesso modo prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, il Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che c'è tanto la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e giusto, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre, nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchizedek, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio di potente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli, di Angela, che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace, anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia. Concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Maria, Bama, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e Giustissa. Ammettici a godere della guarigione beata non per i nostri menti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, che li santifichi sempre, fai vivere felici e doni al mondo il cuore di te. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli.
attenti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza, la gloria e il Signore. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E dona le vita e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola di Dio sarò salvato. Pagina 137. E con me
Vi benedica Dio onnipotente.